Allora, il prossimo brano che andremo a proporvi è un brano speciale che quindi ha bisogno di una presentazione speciale e ha bisogno anche di una presenza speciale qui vicino a me che venga ad illustrare questo brano che ora verrà eseguito dalla nostra orchestra, dal nostro, eccola qua, la nostra maestra. Facciamole ancora un bel applauso, avete visto com'è brava? Come sa dirigere bene tutti questi banditi? Prego. Allora, approfitto del microfono un attimo per fare due parole con voi e fare qualche ringraziamento doveroso. Il primo ringraziamento che vorrei fare è alla banda di Portacomaro, partendo dal presidente Andrea Ottenga, Matteo Ravizza, tutta l'amministrazione e ovviamente tutti i componenti, perché non è facile, però hanno deciso di cercarsi questa maestra donna e forse non volevano più vedere la barba, non lo so. Però comunque non è una cosa così comune, anzi è abbastanza inusuale, quindi li ringrazio per l'occasione e per anche la fiducia che mi stanno dando. Grazie. Poi vorrei fare un ringraziamento veramente, veramente speciale a Marco Scassa. Marco è un amico, un grande musicista, un grande maestro, c'è sempre con noi, è andato in pensione, ha deciso di non dirigere più, peccato, però è sempre con noi e ci dà sicurezza, ci dà anche tutta la sua esperienza e ci aiuta sempre, anche per un consiglio, un incoraggiamento, quindi grazie. Siamo Portacomaro, posso dirlo, il paese del Papa. Noi abbiamo, non il Papa emerito, il maestro emerito. Grazie Marco. L'ultimo ringraziamento che vorrei fare è a voi che siete venuti qui, nonostante tutte queste difficoltà, questi controlli, queste regole che vanno assolutamente rispettate, però capisco che la gente è anche un po' impacciata a uscire perché non sa mai come comportarsi, quindi grazie che siete qui, perché voi siete i veri fruitori di questa musica. Noi ci siamo impegnati, sforzati, però se non c'eravate voi a ascoltare il concerto non si poteva fare, quindi grazie. Grazie. È stata una serata con tante celebrazioni, tanti ringraziamenti, personaggi dello spettacolo, musicisti. Ormai mi hanno rubato la scena, io volevo ancora ricordare Ezio Bosso, ma non lo volevo ricordare con le sue frasi o col suo grande estro musicale, quello è innegabile e pieno il web di frasi sue. Quindi io volevo ricordarlo perché lui aveva a cuore il pubblico, lo rendeva partecipe, lo rendeva parte di quello che succedeva sul palcoscenico, spiegava, faceva capire cosa succedeva. È logico, lui lo faceva con una competenza musicale notevole e con un'orchestra sinfonica. Io nel mio piccolo faccio un'interrogazione stasera, utilizzo la banda e vorrei farvi illustrare il prossimo brano che presenterò in un modo un po' particolare. Il brano che ho scelto è The Second Waltz di Dmitri Shostakovich. Shostakovich era un compositore russo dei primi del Novecento, pianista e compositore. Nei suoi vari lavori ha fatto anche pianista per il cinema muto e questo poi gli è servito perché poi ha fatto delle composizioni per tutti i film filmati della Russia del dopoguerra. E The Second Waltz fa parte di una suite, che è la suite per orchestra di varietà, è composta da 8 brani e quasi tutti sono stati utilizzati come colonne sonore. Questo in particolare è stato utilizzato nel 1999 da Kubrick come colonna sonora di un film, Eyes Wide Shut, che era un film un po' visionario, un po' onirico, e io proprio a questo vado a allacciarmi. Vorrei farvi ascoltare questo brano con un occhio diverso, e non l'ho detto orecchio, con l'immaginazione. Allora, voi provate a immaginare di guardare un quadro. Di guardare un quadro, la prima cosa che vi viene all'occhio è lo sfondo. Immaginate uno sfondo rilassante, uno sfondo, che ne so, le nostre colline verdi, oppure anche un mare calmo. E adesso ve lo faccio sentire questo sfondo.
Ovviamente è il classico ritmo del valzer, quindi noi lo conosciamo, ce l'abbiamo nel DNA, quindi ci rassicura, poi utilizzando i suoni bassi ci dà un po' di un senso di pace, una cosa che noi conosciamo. Su questo sfondo si muove il soggetto. Il soggetto è un soggetto in continuo movimento, in divenire, in evoluzione, da uno strumento, se ne aggiungono altri, fino a diventare un pieno orchestrale, sempre con dei timbri molto morbidi e molto rilassati. Ve ne faccio sentire un frammento. Molto rilassante, possiamo immaginare come dei ballerini che danzano o delle navi che si muovono, perché poi ascolterete in continuo movimento, in continua mutazione, e in contrapposizione a questi temi rilassanti ci sono dei particolari, degli strumenti con un timbro ovviamente al contrario del basso molto acuto, come flauti, clarinetti, sassofoni, che vanno a punteggiare tutta l'opera e come un raggio di luce illuminano determinati punti. Avete sentito, mi sono fatta un po' odiare, ma sono come dei ricami che vanno a portare l'occhio in un determinato punto o incorniciare il nostro soggetto. Adesso io ve lo fate sentire separati, così voi avete più o meno l'idea. Adesso sta alla vostra immaginazione, durante l'esecuzione, di comporre il vostro quadro. Buon ascolto, The Second Waltz. Thank you.
Bravissimi. È stata una graditissima sorpresa questo brano così speciale, così particolare, così ben raccontato e spiegato dal nostro maestro.